Un momento per due domande. Sì. Innanzitutto il caso del giorno, la dimissione del sindaco Marino, che pagina è per il Partito Democratico? Che conseguenze potrà lasciare? Beh, Roma come capitale d'Italia a maggior ragione ha bisogno di un governo forte, di un governo stabile, di un governo autorevole, di un governo che abbia il consenso della città. Purtroppo, dico purtroppo perché c'è dispiacere, ma non c'erano più queste condizioni, quindi io credo che il Partito Democratico abbia fatto bene a considerare il gesto delle dimissioni del sindaco come un gesto responsabile. Adesso chiaramente che cosa succede? Succede prima di tutto che noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella di affrontare il giubileo con autorevolezza, e quindi credo che da subito dobbiamo pensare sia come Partito Democratico e sia, come dire, come esponente del governo, penso che dobbiamo dare a questa fase transitoria, che è anche l'evento del giubileo, il massimo di autorevolezza possibile. Tema caldo sul quale, del quale senz'altro questa sera parlerà, è il tema delle province, cioè questo problema della mobilità dei dipendenti. C'è questa fase che molti amministratori lamentano anche di vuoto, le province che non ci sono più, l'area vasta che non c'è ancora. Avete anche molte lamentele su questo? Beh, tutti i cambiamenti hanno delle fasi di transizioni. Noi avevamo detto che avremmo superato le province, lo stiamo facendo. C'era una parte di persone che pensava che la riforma del Rio sarebbe stata una riforma finta. Noi stiamo dimostrando invece con questa operazione di mobilità di 20.000 persone, che è la più grande operazione di mobilità della storia repubblicana, esattamente, che in realtà poteva già partire se le regioni si fossero mosse velocemente per tempo, noi saremmo adesso più avanti. Però quello che come governo abbiamo detto sempre e continuo ad impegnarmi su questo è che nessun dipendente delle province non solo perderà il posto, non solo non perderà lo stipendio, ma verrà valorizzato nella sua professionalità e andrà a ricoprire un incarico in un'amministrazione dove la sua professionalità serve a far arrivare un servizio al cittadino. Certamente serve un grande sforzo collettivo di tutte le amministrazioni, regioni, comuni, province, che devono fare le liste mantenendo le persone che servono sulle funzioni fondamentali e invece lasciando andare coloro che non stanno sulle funzioni fondamentali, e Stato, per ricollocare velocemente e al meglio queste persone. L'accorpamento delle questure, delle prefetture ha suscitato molte polemiche anche a Cremona, molti hanno detto c'è il rischio che ci sia un calo nella cintura, nella rete di sicurezza del territorio. Io ho sempre detto che noi non facciamo a maggior ragione la riforma dello Stato partendo da esigenze di spending review, ma facciamo una riforma dello Stato, e questo è l'obiettivo di tutta la riforma della pubblica amministrazione, che dia più Stato, più efficienza e più efficacia dello Stato ai cittadini. Ieri il ministro Alfano e, come dire, abbiamo condiviso come governo questa sua dichiarazione, ha detto che non c'è alcuna proposta formalizzata del governo sull'accorpamento delle prefetture. C'è un tema che ha il Ministero degli Interni, che deve attuare una vecchia norma di spending review del governo Monti, ma non c'è nessuna proposta formalizzata sull'accorpamento delle prefetture. Ma vuol dire che ci state ripensando? No, non c'è mai stata nessuna proposta formalizzata del governo, quindi non è un ripensamento, non c'è mai stata nessuna proposta formalizzata. C'è una necessità del Ministero degli Interni di attuare una norma del governo Monti, e troverà il modo, in una condivisione collegiale anche del governo, di attuare quella norma, ma senza togliere presidi di sicurezza ai cittadini. Quindi è ancora una partita aperta quella su Cremona? Diciamo, non è neanche stata aperta, perché il Ministro degli Interni ha detto ieri che non c'è nessuna proposta formalizzata del governo. Grazie a voi. Ciao, il primo messaggio del mattino è stato...
giusto che proviamo a confrontarsi, di andare nei territori dove ci sono i temi. E anche la serata di stasera, io direi riuscita, soprattutto anche per la partecipazione, perché ci sono tantissima gente in sala, tanti amministratori, tanti rappresentanti delle categorie economiche, sociali. Non sto a elencarli perché rischierei di saltare qualcuno, non voglio fare torto invece a nessuno, ma li ringrazio uno per uno, avremo anche modo di ringraziarli nei prossimi giorni. Questo dimostra anche la relazione che c'è con i nostri rappresentanti nel territorio. Ovviamente giustifico alcune assenze perché, come sapete, il sottosegretario Luciano Pizzetti è impegnato per tutti i lavori al Senato, quindi di vista anche come è fatta la nostra provincia e allo stesso tempo entrare nel merito, nel rispondere ad alcune domande per capire meglio di quello di cui si parla, perché ogni tanto se ne parla spesso e serie a volte se ne parla anche male. Quindi insieme a me saluto il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, che ringrazio. Ciao Gianluca. Il signor Gallupa, il presidente.